4 marzo 1861. Muore Ippolito Nievo, scrittore e patriota italiano. Giovanissimo rimane colpito dagli ideali mazziniani e nel 1848 partecipa al fallito moto di insurrezione di Mantova. Accanto all'impegno politico, consolida la passione per la letteratura, collabora alla rivista Il Caffè e scrive la raccolta Versi, il dramma Gli ultimi giorni di Galileo e Le confessioni di un italiano, il suo capolavoro, che verrà pubblicato postumo nel 1867. Il 5 maggio del 1860 salpa da Quarto insieme alle truppe garibaldine. Muore per il naufragio della nave nel viaggio di ritorno dalla Sicilia. A 26 anni, nel pieno della sua breve esistenza, il Nievo scrisse il suo capolavoro, Le confessioni di un italiano. Sono vecchio ormai, più che ottuagenario, nell'anno che corre dell'era cristiana 1858. Eppur giovane di cuore, forse meglio che non fossi mai nella combattuta giovinezza e nella stanchissima virilità. Molto vissi e soffersi. Così iniziano le confessioni. Il libro del risorgimento italiano, nel mattino della sua rinascita, scritto da un giovane animato da patriottismo, moralità e amore. Dalla prima all'ultima pagina l'autografo corre fitto, nitido, serrato, con poche cancellature. Un portento di felicità creativa. E non aveva che 26 anni.